lo abbiamo sentito in rassegna stampa. La biblioteca di Ateneo Milano Bicocca potenzia il suo servizio di consegna libri a domicilio per studenti, ricercatori, soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria. Per farlo ha scelto proprio Poste Italiane con la sua rete capillare nel paese di stretta vicinanza al territorio, in particolare attraverso il servizio Poste Delivery Business. A parlarne qui con noi abbiamo proprio il direttore della biblioteca di Ateneo Milano Bicocca, Maurizio Di Girolamo. Buongiorno direttore, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie dell'invito, buongiorno. Allora, ci racconta più nel dettaglio questa iniziativa, come nasce questa importante collaborazione? Allora, l'iniziativa nasce ovviamente dalla situazione critica in cui ci stiamo trovando da più di un anno, e nel corso dell'anno passato noi utilizzavamo il servizio postale tradizionale, ordinario, con invio per raccomandata dei libri a casa di chi ce lo richiedesse, diciamo in maniera ordinaria. Poi ho riflettuto e ho pensato che dovessimo fare qualcosa di più per venire incontro sia alle esigenze degli studenti, che ovviamente avevano bisogno dei libri per continuare i loro studi anche in didattica a distanza, e anche a favore dei ricercatori, perché purtroppo o per fortuna il libro di carta e comunque il materiale a stampa è ancora determinante, ancora fondamentale nella preparazione universitaria. Sebbene noi come Università Bicocca, come Biblioteca di Ateneo, abbiamo incrementato tantissimo nel corso del 2020 la nostra offerta di biblioteche digitali, di ebook, però non è ancora sufficiente. E allora abbiamo pensato di rivolgerci a Poste, perché comunque l'università con Poste aveva già una stretta relazione, e quello che lei ha detto, cioè il fatto che la distribuzione capillare degli uffici postali, abbiamo pensato potesse essere determinante per la buona riuscita del servizio, proprio perché consentiva agli utenti di ricevere e spedire direttamente a casa o attraverso l'ufficio postale. E ora le chiedo, direttore, mi scusi, ma come sta procedendo questa prima fase? Appunto? Sta procedendo molto bene. Consideri che nel giro, diciamo, durante gli scorsi mesi avevamo spedito in modo tradizionale una cinquantina di plichi, e adesso in meno di 15 giorni abbiamo già fatto 300 spedizioni fra andate e ritorno. E la caratteristica, secondo me, determinante di questo servizio è che può essere utilizzato in diverse modalità. Cioè, io in una situazione tranquilla posso venire in università, perché comunque la biblioteca è stata aperta ed è aperta anche in zona rossa tutti i giorni, da lunedì al venerdì, e ritirarmi il mio libro. Poi la situazione personale o generale dove peggiora e decido di restituirlo via posta, oppure viceversa. E quindi a questo punto cerchiamo di coprire tutte le esigenze, sia della persona lontana, fuori regione, che non si può muovere, e sia della persona che temporaneamente non si può muovere, ma che poi invece ritornerà a frequentare le nostre biblioteche. Sicuramente una bellissima iniziativa, e Poste Delivery Business sicuramente potrà fornire grandi vantaggi. La ringrazio per il suo intervento, grazie per essere stato qui con noi. Grazie a voi.